Benvenuti a un nuovo appuntamento con lo spazio in condivisione con fratel Francesco Zambotti, ben trovato. Ben trovati a tutti voi. Sacerdote, da poco ho celebrato l'anniversario di quanti anni di sacerdote? 12 anni. 12, sì. Mentre la formazione è camilliana. Non solo, padre Francesco è lo storico fondatore delle Tende di Cristo, che sono comunità ormai sparse in tutto il mondo, in cui vengono accolte persone con problematiche diverse. Davvero c'è sempre la porta aperta per tutti, le braccia possiamo dire aperte per tutti. Sì, sì, per noi, io ho cominciato da niente, con niente, iniziato con la prima comunità e poi mano a mano abbiamo aperto le braccia a tante persone con diversità di necessità, di bisogno, di emarginazione, per cui aggiungendo comunità a comunità. E quindi questo, con la forza del Signore, siamo riusciti a fare alcune cose molto belle, molto importanti. E tutto questo proprio badando alla cosa più importante, che è lo spirito col quale noi possiamo accogliere queste persone. Non è, e quindi il numero che, diciamo così, deve risultare un po', ma è comunque lo spirito che ci sta dentro queste comunità, dove io cerco sempre, non perdo occasione, di parlare con i miei volontari, con i miei collaboratori, con le persone anche talvolta pagate, perché questa manifestazione dello spirito deve comunque correre, scorrere come dell'acqua in tutte queste comunità, dando senso alla vita. Quindi non parcheggi, ma diciamo momenti di grande attenzione per donare speranza, misericordia, fiducia, attenzione alla persona, per farla sentire sempre di più persone. Possiamo dire che tutto è partito un po' da qui, perché queste sono le zone in cui padre Francesco è nato. Ci troviamo in Trentino, in Val di Peio, che è vicino alla Val di Sole, circondati da un paesaggio naturalistico meraviglioso. Sì, beh, questi sono i miei posti. A volte qualcuno mi dice: ma come mai sei finito nella pianura padana? Ho detto: si vede che avrò fatto qualche peccato, non lo so. Perché quasi questa terra qui un po' mi appartiene nel mio DNA, e quindi amo tutta questa realtà, questa meraviglia, però un po' scherzando dico al Signore: però quando vengo su mettimi vicino a una montagna, mi raccomando. Ci penseremo più in là. Oggi il nostro scopo, insomma, è quello di andare, come facciamo spesso, alla ricerca di messaggi, di parole, di speranza, e lo facciamo aiutandoci con una piccola lettura brevissima di quelle che sono le poesie e le preghiere scritte proprio da Padre Francesco, che molte delle quali sono state raccolte in libri. E il libro a cui facciamo riferimento oggi si intitola Soffio di Luce, un libro che ormai conosciamo, che è formato da una parte scritta e da una parte dipinta, nel senso che sono rappresentazioni di quadri di amici pittori. Oggi, quindi, sempre con il permesso di Padre Francesco, ne leggiamo un'altra insieme. L'ombra del Signore è fertile luce della mia vita, è soffice mantello dove io riposo, pace profonda dove abito senza tempo. Sì, sono molto consapevole che senza questo seguito, questa forza dell'ombra del Signore nella mia vita, perché io penso di avere poco da cui potermi dare come una. Non sono io il soggetto, ecco. E quindi è l'ombra del Signore che naturalmente io ho dato pieno spazio a quello che è la sua presenza dentro di me come religioso e poi come sacerdote, e quindi questa diventa una cosa molto bella, molto importante. Quindi posso dire umilmente che l'ombra del Signore è fertile luce della mia vita. Questo lo dico a gloria sua, non posso vantarmi di nulla io, ma questa fertilità,
questo, pur in mezzo a tanti problemi, difficoltà, situazioni particolari che sempre comunque cercano di sbarrare la strada in questi tempi, ma un po' in tutti i tempi, da sempre c'è stata la persecuzione da persone a persone, istituzioni, che non voglio approfondire la cosa, ma sempre c'è stato il tentativo di un inciampo anche ultimamente, quindi questa presenza però è molto, molto bella, molto importante, perché il Signore ci dice chiaramente che se tutti ci battessero le mani, allora c'è da dubitare che siamo sulla strada giusta. Quando invece c'è la persecuzione, e questo è il sale che entra nella vita, naturalmente il sale dà sapore, a meno che non sia troppo... troppo come quantità, allora diventa anche un po' difficile, però il Signore ci aiuta sempre e quindi pone dentro di noi la sua forza, quindi la fertilità, che diventa luce, fertile luce della mia vita. E soffice mantello dove io riposo, quindi il concetto di mantello è proprio un lasciarsi avvolgere dal mantello, dalla grazia, da tutto ciò che Dio desidera, vuole che noi ci riportiamo sempre al centro, la persona, e dentro la persona di portare Lui con tutta la sua forza. Quindi il mantello è anche una difesa, perché Lui ama, e colui che ama è capace anche quindi di trasferire tutta questa dimensione di sicurezza, di protezione, esatto. E soffice il mantello dove io riposo, quindi c'è anche la distensione, il riposo, perché poi la forza che c'è in queste azioni è certamente una forza, diciamo, che viene da Lui, ed è Lui che dà la forza per dare una risposta a tutte queste realtà profonde, persone nuove, a questa capacità di interagire con i bambini, con gli anziani, con gli stranieri, con tutte quelle persone che in qualche modo, in qualche maniera desiderano veramente trovare una sponda, trovare un'amicizia, e quindi questo è molto importante, dove il riposo, dove c'è una pace profonda, dove io abito senza tempo. Questa pace profonda, l'allusione è chiara a quello che è la preghiera, perché senza la preghiera io andrei immediatamente in crisi, e quindi io abito in questa pace profonda, che è senza tempo, nella sua interiorità, è senza tempo. È chiaro che io vivo nel tempo, e questa dimensione del tempo è qualcosa di straordinario, di bello. Ecco, questo mi sembra di poter dire.